Assessore, cosa prevede la delibera approvata oggi per quanto riguarda i direttori generali delle ADE? Oggi abbiamo stabilito i compensi dei cinque direttori delle ALER. Continua assolutamente il nostro lavoro di spending review, di risparmio vero, concreto, effettivo, perché oltre all'azzeramento dei 13 consigli di amministrazione, che significano un risparmio di 2 milioni e 500 mila euro all'anno, oggi abbiamo dato veramente un'altra accelerata per quanto riguarda i direttori. I nomi dei direttori verranno definiti nella prossima giunta del 30 di gennaio, oggi i loro compensi, suddivisi proprio in fasce, come dire, di difficoltà di gestione, di numero di alloggi, e perciò il direttore generale che perciperà il massimo compenso sarà quello di Milano. Si prevede il compenso di 200.000 euro fino a scendere a 120.000 euro per quanto riguarda il direttore di Pavia e Lodi. I cinque direttori significano un risparmio di ben 2 milioni di euro, perché erano il costo dei 13 direttori delle 13 ALER. Oggi il totale di costo, diciamo, dei cinque direttori è di 780 mila euro. Perciò un taglio netto a dei compensi che appunto ci sembravano già esorbitanti, quelli appunto di anni fa, e noi abbiamo dato veramente un segnale molto deciso sui tagli della politica.